È la più grande crisi del mondo delle criptovalute perché questa crisi non riguarda una problematica di un singolo protocollo, di una singola cripto, di un singolo progetto, ma riguarda tutto il mercato perché questa crisi si abbatte come una tempesta perfetta, come una crisi di liquidità sull'intero settore. Bene, ciao a tutti, bentornati in questa live. Fatemi sapere, ragazzi, se mi sentite come sempre, se tutto funziona alla grande. Nelle scorse giornate è successo tutto il contrario di tutto, ma soprattutto, per fare un gioco di parole, abbiamo visto una serie di questioni delle quali dobbiamo parlare assolutamente in questo video. Abbiamo assistito a delle sceneggiate un pochettino da soap opera stile fiction della TV, e la cosa è sfuggita di mano ed è finita male, 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 e soprattutto ancora non è finita la questione. Siamo in una bank run generalizzata e siamo sull'orlo di una crisi di liquidità che potrebbe impattare in maniera abnorme sull'intero settore cripto, come non è mai successo in nessuno dei bear market precedenti. Non sono belle notizie queste cose, ma soprattutto ci fanno anche riflettere su quanto questo settore è realmente immaturo, incapace di avere una stabilità e di attrarre l'attenzione di investitori, di di fondi finanziari o che sia, di istituzionali di altissimo calibro, perché, ragazzi, sembra un giochino. Quindi il più grande, secondo me, la più grande emozione che tutti gli amanti del mondo cripto in questo momento stanno provando è solo una, cioè delusione, ragazzi, delusione per quelli che sono una serie di presupposti, di principi che guidavano questo mercato e che sembrano essere stati una maschera di metallo, una maschera di ferro, una maschera di finzione che non ha nascosto, che ha nascosto solo cose sbagliate, cose negative. Non è la prima volta, perché la questione legata alla crash, alla bank run intanto subita da FTX e al quasi fallimento che ancora non si comprende, perché adesso vediamo una serie di news e una serie di cose proprio su FTX. Tutto questo fenomeno, ragazzi, non doveva avvenire nel 2022 nel settore cripto, perché semplicemente ce l'eravamo lasciato alle spalle nel 2017-2016, quando le cripto erano realmente piccoline e magari tantissime cose sugli exchange potevano accadere. Ci sta che un progetto come Luna, che tenta delle speculazioni abnormi nella creazione di una valuta basata su un algoritmo, insomma, fa degli esperimenti tecnologici, ci sta che quei progetti falliscano, perché fanno parte del gioco, della maturazione di un settore. Non ci sta nascondere le carte, imbrogliare, far locare da parte di una delle istituzioni più importanti del settore delle cripto degli ultimi anni, di cui neanche Binance, neanche CZ conosceva o riusciva a comprendere una cosa del genere. Immaginate voi che significa per chi magari si vuole avvicinare a questo tipo di settori, ragazzi. È uno schiaffo morale alla famosa non regulation, e non stiamo dando un bel spettacolo. Quindi adesso vediamo, insomma, una serie di cose, ragazzi. Vediamo intanto come si è portata avanti la questione Binance FTX. Cerchiamo di comprendere anche delle piccolezze che sono un po', no, state già dimenticate. Perché questa bagarre inizia
con un chiaro messaggio di CZ che parla di lobby alle spalle di Binance e finisce come Binance sapeva che le carte erano false, non c'entra niente, è stata trasformata questa cosa nell'arco di 24 ore ed era, insomma, i tweet di CZ erano abbastanza chiari che fosse una cosa, diciamo, sua. Poi la cosa gli è sfuggita di mano, evidentemente, ragazzi, non se ne sono resi conto, anche perché ieri, quando hanno cercato di calmierare i mercati, c'erano anche riusciti per 20 minuti, ma poi i mercati hanno paura, palesemente paura. Questo è il discorso, c'è un panico generalizzato e questo potrebbe essere un effetto domino che colpisce tutto il mercato, perché non esiste nel mercato cripto un prestatore di ultima istanza, cioè una Federal Reserve, non esiste una banca centrale, noi ci autogestiamo un pochettino, questo è il concetto, e se si autogestisce un settore con i capi dei settori che fanno roba del genere, ditemi voi, cioè siamo veramente nel sottoscala dello scantinato del pub del paese più scarcinato che esiste. No, va assolutamente bene. Delusione generale, penso, per tutti gli amanti del settore. Al di là, ragazzi, del concetto, io ho fatto lo short, tu hai fatto il long, io non ho perso niente, non c'entra niente qui la speculazione, si sta parlando di un concetto di mercato cripto e anche di Bitcoin, perché molti ho visto che addirittura festeggiano gli amanti di Bitcoin. Se festeggiate una cosa del genere, vuol dire che di mercati, non dico di cripto e di tecnologia, sicuramente sarete dei draghi, ma di mercati non capite un tubo, perché una cosa del genere impatta anche su Bitcoin. È vero che Bitcoin, secondo me, ha diverse caratteristiche che lo rendono quasi untouchable, però concettualmente una cosa del genere attacca anche Bitcoin, ragazzi. Quindi, tanto è sbagliato a prescindere, no, quando avvengono cose del genere. Quindi non siate felici di cose che magari attaccano un intero settore, perché siamo tutti nella stessa barca e questo è fondamentale. Allora, andiamo a fare un po' il punto della situazione. Mi state scrivendo ovviamente tantissimi, ragazzi. Partiamo già direttamente, tanto più o meno le domande saranno sempre le stesse un po' per tutti. Intanto, vabbè, qui c'ho il grafico di Solana e l'analisi la facciamo alla fine della live, cioè dopo, alla metà della live, poi passiamo alle domande. Allora, andiamo intanto su Twitter a vedere CZ, l'ultimo tweet che ha messo, perché anche nelle ultime ore si usciva la questione legata al fatto che forse Binance ha visto riserve di FTX e addirittura non vuole procedere. Allora, questa cosa ovviamente non è stata confermata da Binance, quindi fino a quando non la conferma Binance non sappiamo. Iniziamo magari a fare una questione, tanto magari andiamo su a vedere SBF che cosa ha detto. Anche lì, ragazzi, veramente, cioè, questi erano quelli che hanno comprato BlockFi, ragazzi, poco fa, volevano comprare Celsius, quindi immaginate una cosa del genere, era stata valutata 32 miliardi FTX, piattaforma iper top, ancora ora funziona perfettamente, io ho i fondi, ve lo dico in maniera molto chiara, non ho spostato neanche un dollaro, l'ho detto anche in Academy, ve lo dico anche a voi, tanto non c'è nessun problema, se l'avessi fatto ve l'avrei detto come sempre, eccetera, quindi io sono nella barca insieme a voi, sono fiducioso, però ovviamente mi duole un po' la questione, perché la piattaforma era per trader, io sono un trader, ragazzi, il top del top, funzionava da Dio, ci permetteva di fare i future, e ancora oggi, dopo tutto questo macello, non è mai crashata, funziona alla perfezione, si può fare trading, c'è liquidità e si scambia, quindi mi dovete spiegare come cavolo hanno fatto questi qui a bruciare un casinò online senza dipendenti, che non può in nessun modo come business model subire delle perdite, perché è impossibile, ragazzi, a meno che non fai delle truffe, quindi questa cosa qui
la dovremmo spiegare, perché o è una truffa, però hanno fatto delle truffe loro, e a questo punto penso che finirà male, peggio di Dugon in giro per il mondo, per questi qui, al di là di tutto, oppure semplicemente è una bank run, quindi una liquidità indisponibile in pochissimi giorni, e allora lì io credo che sarà tutto ok, senza alcun problema, perché veramente ragazzi è scioccante come una exchange di questo tipo, e vi ripeto, il secondo al mondo, il top delle piattaforme, funzionava tutto da Dio, il top anche a livello di team eccetera, nessuno, neanche CZ poteva immaginare una cosa del genere, figuratevi voi, una, cioè assurdo. Comunque Sam indica l'ultimo messaggio risale a ieri, poi è sparito ovviamente, perché Sam ragazzi ha perso billion e billion di dollari, quindi cioè immaginate, ora noi parliamo di qui di cose, però questa questione impatta su questi soggetti in una maniera devastante da un punto di vista personale e anche, cioè da un punto di vista ovviamente professionale ok, ma anche dal punto di vista personale sono cose gravi, gravi, che cambiano la vita, che possono portare anche a gesti sbagliati, insomma, sono cose molto importanti, quindi cerchiamo di essere anche onesti da questo punto di vista, certamente non è voluta una cosa del genere, ci mancherebbe. Allora qui loro, dice che in pratica aveva fatto questo accordo, io ieri ho anche letto questa cosa qui, e ancora ad oggi non si capisce il significato che effettivamente a questa acquisizione di Binance, perché cosa farà Binance? La compra intera, non la compra più, presta la liquidità, nessuno lo sa, perché tra le altre cose ci sono una serie di problemi legati alla questione. Intanto se Binance dice sì, perché sì, si è mantenuto il diritto di rifiutarsi alla fine, scatenando questo inferno che vediamo ragazzi, è ovvio che un fallimento di FTX, intanto è strano ragazzi, ve lo ripeto e continuo a dire, è una cosa proprio strana, perché dovranno indicarci che cavolo hanno combinato con i fondi delle persone, perché è follia una cosa del genere per un business di un exchange, ma al di là di questo, se gli manca liquidità CZ può anche intervenire, ma se lo acquista c'è il problema del trust, quindi già le regolamentazioni gli diranno che non può farlo, perché e poi si concentra tutta la questione. Insomma, la soluzione migliore per l'intero ecosistema cripto sarebbe semplicemente una partecipazione di Binance in FTX per calmierare la questione della liquidità e soprattutto mettersi insieme, ma non avere il controllo dell'exchange totale. Questo perché in quel caso si bypassa la questione del trust e si risolve anche il problema che comunque avere un'entità iperconcentrata in un settore delle cripto che si permette anche di fare due tweet e mandare all'aria in 24 ore un intero exchange, se ha ragione o non ha ragione noi non lo sapremo mai ragazzi, ma comunque questa cosa è successa dopo quel tweet fuori luogo, tra le altre cose, che sembrava essere una bagarre personale tra loro due, perché quello ha scritto CZ, poi ha cambiato idea alla fine, però diciamo era all'inizio era una bagarre personale sfociata poi in un marasma di follie. Allora questa cosa qui sarebbe meglio che fossero due entità separate con l'una partecipazione dell'altra, questa cosa sarebbe anche discreta, non male, perché esiste già nel old economy da tanti anni e potrebbe funzionare, quindi tutto credo sarà dipendente dalla questione dei fondi di FTX, se coprono meno tutti i customer, cioè i loro clienti. Sam è stato molto chiaro in questo tweet indicando che il loro team stava lavorando per sistemare tutti i prelievi ancora non avviati, ma ad oggi ovviamente sono ancora bloccati, e dice che la liquidity crunch sarà ripristinato e tutti gli asset, lo specifica, saranno coperti uno a uno. Questa è una delle ragioni perché ha chiesto a Binance di entrare su FTX
E niente, insomma, ragazzi, poi si scusa, bla bla bla, eccetera, eccetera, poi dice che negli USA sono separati comunque le due compagnie, questo perché negli USA c'è una regolamentazione differente, quindi dice che entra, ma non dice che Binance acquista totalmente, mentre poi dall'altro lato CZ dice io acquisto FTX, non è, diciamo, è ancora comprensibile bene questa cosa. Soluzione migliore, immissione di liquidità con partecipazione, con una direzione diversa di FTX, anche perché, ragazzi, la questione dell'acquisizione magari di FTX per Binance potrebbe essere estremamente vantaggiosa per via delle regolamentazioni che Binance non ha in moltissimi stati, mentre FTX li aveva. Quindi a quel punto potrebbero mergiare le due cose e potrebbero magari avere maggiore utilità dal fatto che Binance può essere magari più mainstream, FTX più pro trader, perché magari, insomma, potrebbero sviluppare, anche perché la piattaforma, vi ripeto, continua a essere la top del mondo nel settore cripto, la piattaforma, non la gestione dei fondi, e ancora funziona alla grande in termini informatici, in termini, diciamo, di trading e di scambi. Detto questo, poi oggi si sia fatto una serie di interventi, e l'ultimo è questo per lo spirito della trasparenza, bla bla bla, 3 ore fa, dice questa roba qui, diciamo, pubblica il messaggio, una nota mandata, perché da qui è uscito questo tipo di sul Financial Times, questo tipo di articolo che, insomma, addirittura siamo finiti sul Financial Times, va bene. Comunque, vicino al collasso di FTX, interviene, poi qua spiega tutta la situazione, non mi ripeto, se no perdiamo un sacco di tempo, e alla fine, insomma, dice che Sam lo aveva chiamato, intanto vedete anche qui, Sam, insomma, per prevenire il collasso di FTX, lo specifica che era stata valutata soltanto all'inizio dell'anno 32 miliardi di dollari. E decide, insomma, praticamente Sam chiama, dove l'avevo letto prima, volevo far vedere, adesso non lo trovo, comunque se, eccolo qui, c'è CZ che dice che Sam lo ha chiamato 24 ore fa e gli ha detto di intervenire. Lui pensava che fosse per una questione dell'acquisto in OTC del FTT. Quindi lo stesso CZ è rimasto interdetto in pratica di una cosa del genere, l'ho anche dichiarato, cioè in pratica lui stesso non si sarebbe mai aspettato una cosa di questo tipo, pensate un po'. Questa è una cosa molto grave secondo me, ragazzi, molto grave, che ci porteremo dietro per anni e anni e anni. Dopodiché, vabbè, si sono messi d'accordo su queste questioni, e lui dice che è intervenuto per salvare il collasso del mercato, bla bla bla, che però ancora non, cioè, si riserva il diritto di decidere se tirarsi indietro o meno. E poi parla della questione della regolamentazione e tira un po' la frecciatina, perché dice che bisogna significativamente incrementare la trasparenza e dare le prove delle riserve, dove sono i fondi, le assicurazioni, eccetera. Insomma, una menata sulla questione della regolamentazione, che ci può stare assolutamente, ma che forse non era proprio quello che noi volevamo quando sono nati questi settori. Magari un minimo sì, però una regolamentazione e una trasparenza è giusta nei fondi, nella criptovaluta e nella blockchain. Questa cosa si può fare, perché basta indicare i wallet dove sono le riserve e fine dei giochi, perché la blockchain ce la dà da sola la trasparenza, quindi non c'è necessità di fare cose abnormi. A questo punto, o noi stessi andiamo a essere, non so, dei vigili di cose del genere, ma vi ripeto, ragazzi, se neanche CZ riusciva ad avere un'idea chiara su una cosa del genere, era impossibile per qualsiasi persona sulla faccia della terra, tranne Sam a questo punto. Detto questo, cosa ha dichiarato FTX in questo momento? FTX ha dichiarato che i prelievi di cripto e anche di euro sono bloccati, però dice che poi aggiorneranno sulle nuove
le nuove, quando avranno novità, eccetera. E si sono bloccati, a dire la verità, ieri pomeriggio, perché fino all'altro ieri e anche ieri mattina funzionavano perfettamente. Io ho tenuto monitorati tutti i prelievi, anche perché da Main Academy tutti prelevavano, quindi ho tenuto monitorato, ho visto quello che succedeva e sinceramente, ragazzi, io stesso non mi sarei mai aspettato una cosa di questo tipo, soprattutto in virtù del fatto che, ripeto, la piattaforma, essendo la top mondiale, cioè è come se voi avete una Ferrari e poi non è che perdete un mondiale, cioè proprio camminate con le ruote, come cavolo avete fatto, mannaggia. Vabbè, detto questo, recupereremo i fondi, vi ci metto anch'io questa volta, sono insieme a voi. Su FTX, sulla piattaforma, a dire la verità io sto continuando a fare trading ragazzi, anche oggi ho fatto uno short su Solana, non ve lo nascondo, con grande rammarico. Oggi parliamo di Solana adesso, perché anche Solana subisce eventi che non la riguardavano, ma li subisce, ragazzi, e domani si sbloccano tutti Solana che sono stati tolti dai validatori. Sarà una valanga di vendite che bisogna assolutamente comprendere. Attenzione però a farvi idee che il prezzo poi crolla, perché il prezzo ha già scontato questa valanga di vendite, quindi poi bisognerà vedere però se effettivamente il book avrà la domanda necessaria per sopperire. Qua deve intervenire il team di Solana con tutto quello che può fare, ma la questione è appunto che FTX ancora funziona, ragazzi, vi assicuro, insomma, chi di voi lo usa funziona perfettamente. Detto questo, allora loro hanno detto che appunto questi prelievi riprenderanno. Secondo me bisogna attendere CZ che dica la sua e Binance che dica la sua. Io stesso ho cercato in tutti i modi di spulciare anche underground informazioni, non sa più un tubo nessuno, quindi sa tutto solo ed esclusivamente Sam e CZ. Quindi o otteniamo qualcosa dall'interno di Binance e qualcuno lo sa, oppure insomma è altra cosa, insomma diciamo queste cose qui. Allora, detto questo, da un punto di vista del riassunto della vicenda, la peggiore da quando io sono nel settore delle criptovalute, perché riguardante un exchange, ve lo ripeto ragazzi, un exchange, allora i nostri fondi quando li mettiamo sui servizi cripto, lo ripetiamo da 70 anni, ieri vi ho fatto l'ennesima ramanzina prima del macello, poi sono sempre a rischio, e questo ormai è un life motif che sappiamo alla perfezione. Il problema è che una cosa, ragazzi, è metterli su DeFi o DeFi Degen per fare rendimenti, una cosa è un deposito su un exchange per una operazione di trading o per uno scambio per semplicemente rientrare. Cioè, allora, se io non ho neanche la tranquillità su un exchange nel 2022 nel settore delle cripto, c'è qualcosa che non sta andando bene, perché nel 2016 lo potevo anche accettare, ma nel 2022 qui ci stiamo diciamo identificando come un mercatino dell'usato, non va assolutamente bene, perché gli exchange, ragazzi, io pensavo, ve lo dico proprio francamente, nel 2022 che exchange di grossa levatura, di fallimenti come Mongox, non ne avremmo mai visti. A dire la verità, anche questo non è paragonabile a quello al momento, perché se Binance interviene, se la liquidità c'è, eccetera, l'exchange non fallisce. Però comunque il fatto che ci sia stata questo evento significa che le cose non funzionano. Chi ce lo dice a noi che Binance non fa la stessa cosa? Cioè, questo è il problema, o che un altro non stia facendo la stessa cosa. Questo è il problema ed è la sfiducia maggiore che in questo momento noi vediamo sui mercati. Fatto questo discorso, che secondo me lo ritengo più giusto, ragazzi, leggiamo qualche domanda vostra e dopodiché passiamo invece all'analisi, perché da un punto di vista di analisi tecnica e ciclica dei mercati, questa questione qui che sta succedendo riporta in auge il famoso close, la famosa chiusura del ciclo annuale dei mercati delle cripto a novembre. Io l'avevo data come difficilissima ormai dopo i trend iniziati a giugno, che l'ho tirata avanti, vi ho scassato le cosiddette per un sacco di tempo, però poi magari settimana scorsa ho detto vabbè, siamo al 3-4 novembre, Ethereum a 1.800, cioè dove ci arriva più a 800, era difficile
dico, è difficile che faccia una cosa del genere in una tempesta perfetta. Vabbè, poi vediamo che cosa comunque deve succedere per avere una questione del genere, e poi va comunque confermata nei prossimi mensili. Però da un punto di vista forse di analisi tecnica e ciclica, tutto sommato quello è il lato migliore, perché alla fine sono comunque target di prezzo che erano stati indicati più e più volte al ribasso, soprattutto su Bitcoin. Magari alcune cripto non tanto, come Solana, non meritava questa cosa probabilmente, ma insomma vedremo che succederà. Però insomma capiremo insomma queste cose. Allora andiamo a vedere intanto le domande. Domande, ragazzi, spiegatemi qualche domanda, ne avete fatte veramente troppe. Allora Carpedino, quindi le nostre cripto conviene lasciare su Etsy? Allora non è che conviene, non le puoi togliere più perché non te le danno, quindi quando si sblocca questa cosa li potrai prelevare, e poi a quel punto però poi decidi, per esempio, cioè, allora, la piattaforma, cioè, se tu hai dei cash per fare trading, io lì avevo i cash per fare le operazioni di trading che vi ho costantemente mostrato, le competition che abbiamo fatto l'altra settimana, eccetera, quindi lì c'ho la parte di capitale destinata a un trading, poi c'ho quelle su Bitget, quelle su Bitfinex, sugli altri exchange, ragazzi. Però comprendete bene che comunque se riaprono tutto e tutto funziona, io ce li lascio, cioè continuerò a fare il trading lì, perché insomma se Binance dice che tutti i conti poi sono ok, che c'è la liquidità e tutto il resto, che me ne frega a me di riprendermi, dove li metto? Cioè non è che è una questione così. Il problema è che adesso non te li danno, quindi pur volendo fare short e non poter prelevare. Esatto, Luca, io faccio short, quindi sto anche guadagnato, ma non so mai se me li daranno questa cosa. Piango per rido per non piangere, come sempre. Va bene. Allora, Edoardo dice, conosci la frase compra quando c'è il sangue? Non comprare assolutamente quando scorre il sangue nelle strade, perché è il buy the dip che non puoi fare assolutamente tu, a meno che non sei un insider. Non si ragiona così nei mercati delle criptovalute, perché ti spezzano le ossa a 4. Se hai però delle strategie corrette di entrata all'interno di un mercato che sta scendendo, proteggendoti con lo stop loss, con tutte le questioni legate al trading, allora però quello lo devi fare tu. Attenzione ragazzi, che voi pensate di fare investor su un mercato del genere, vi ripeto che FTT è scesa dell'80% e Solana, top progetto, l'unica che aveva ancora un ciclo annuale non a ribasso di tutte le cripto, è crollata di 40 punti in 20 minuti, va bene? In un paio di ore. E non c'entra niente la questione del progetto, non c'entra assolutamente niente, l'ho ribadito per la ennesima volta su Twitter, perché questo problema di chi insiste a dire che nei mercati delle cripto il progetto bla 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 è un errore molto grave, e tutto quello che state vedendo, l'ho anche spiegato in un modulo tra l'altro sulla gestione del portafoglio, avviene proprio perché non si fa una giusta gestione dei propri investimenti. Se tu sei lì a credere in un progetto e gli vuoi dare i soldi a loro perché insomma sei un benefattore, allora fai quello che ti pare, ovviamente poi ognuno fa quello che ti pare, ma se tu vuoi fare investimenti, gli investimenti hanno delle regole, delle logiche, e andare contro trend in un mercato che crolla non ti fa essere un investitore, ti fa essere un gambler, cioè uno scommettitore a BIP regolare, perché è regolare così. Non hai la minima struttura per sorreggere un mercato del genere, per cui anche se il mercato ti rimbalza e ti regala il 100%, sarà solo fortuna. Stai tranquillo che N anni e li perderai tutti quei soldi, perché è un problema di approccio. I mercati fanno così, ragazzi, quindi distinguete la professionalità nello stare su un mercato da investitore, dal gambler, dalla scommessa di fare un buy the dip quando qualcosa crolla e poi ha rimbalzato, mi ha preso il 700%. Se non sai fare money management, position sizing, non fate queste cose. Dal 2018 io vi dico questa roba, ragazzi, mi sono perso tanti rimbalzi,
tanti trend e tutto il resto, però ragazzi, io FTT non ce lo avevo, purtroppo avevo i depositi su FTX, però quello non è un investimento, quello è proprio, cioè ragazzi, lo dico, per fare il trading dobbiamo avere il deposito su un exchange, non c'è un'altra soluzione, non c'era proprio un'altra soluzione, quindi non c'era, col discorso di, dei future bloccati, di Binance e quant'altro, avevamo scelto una piattaforma che era la top, anche dal punto di vista di API, studiate dai miei, dal mio team informatico, ragazzi, funzionava da Dio. Quindi mi raccomando, distinguete le due cose. È vero che quando scorre il sangue ci sono delle belle occasioni, ma le devi saper guardare, trovare e soprattutto aspettare il giusto timing per entrare. Per esempio Solana è certamente una bella occasione di queste, se e quando e in che modo potrà riprendersi o invertire un treno, un trend. Va bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, andiamo a vedere altre cosette. Siete troppi oggi, sono molto contento di questo, molto dispiaciuto del perché siete troppi, perché diciamo sempre in questi momenti. Vabbè, questo è il problema di affidabilità exchange, perché i bear market sono stati in precedenza gli stessi similari. Sì, hai ragione, assolutamente. Non fallisce, ma ci saranno strascici secondo te e chi tornerà su FTX? Guarda, è solo una reazione emotiva il fatto del... allora, FTX è una piattaforma, ragazzi, di scambio, cioè non è un servizio DeFi, cioè, non è uno scam, cioè non è possibile che sia uno scam, è semplicemente stata, se non hanno liquidità, hanno preso i soldi degli utenti e ci hanno fatto altro, perché non c'è nessun altro modo, cioè questo è il discorso. Un exchange, ragazzi, guadagna dalle fee. Quindi è un casino, è come un casino, una cosa del genere. Cioè, come fai a perdere? Cioè, è impossibile, perché tu hai crei il capitale, perché dagli scambi tu guadagni sempre. In pratica non perde l'exchange. Quindi l'unica cosa che hanno fatto è stato usare i fondi dei customer per fare altro, perché non c'è una soluzione. Perché o è quello o non ci devono spiegare come hanno fatto. È un software l'exchange, ragazzi, una piattaforma, non è che è un progetto dietro, cioè non ha niente, non è che stanno inventando la criptovaluta algoritmi. E quindi sostanzialmente, se entra una nuova gestione e i fondi ce li dimostrano dove sono e bam, bla, la piattaforma è sempre quella, la top a livello informatico. Ti dirò, secondo me dopo un po' di tempo, dopo la prima azione, cambierà poco da un punto di vista di uso. È più che altro l'intero settore che subisce questa cosa. Io la vedo un po' così. Mauro, tocca comprare FTT con i fondi bloccati. Tanto se fallisce tutto... Ma FTT, ragazzi, non è un token di FTX. Era il token di Alameda. Questo è stato anche un'altra questione. Cioè FTT su FTX non ha nessun impatto. Cioè proprio nessuno. Cioè, ripeto e ve lo ribadisco, se loro avessero ottenuto i fondi dei customer bloccati in riserve, non era in nessun modo possibile avere una crisi di liquidità, perché un exchange non ha bisogno di queste, cioè sì, ok, magari avranno il marketing, avranno la tecnologia, hanno dovuto sborsare del cash, ma ragazzi, non a livello di avere una liquidity crunch, quindi qualcosa è andato storto lì, bisognerà vedere. FTT non c'entra niente con FTX e un token che possedeva Alameda con quella questione di CoinDex, così come ce ne sono altre aziende così, ragazzi, non è l'unica FTX. Nel settore cripto ce ne sono tantissime aziende che si sono finanziate con i loro token. Questa è una cosa che anche CZ ha detto, non lo fate più, non li mettete a garanzia i vostri token, no? Quindi usateli veramente come utility, bla bla bla. Però questa cosa si vedrà. Poi ovviamente se la salvano magari sale per una questione di non so cosa, però ieri per esempio aveva provato a salire, ma ieri già si vedeva che comunque non aveva tanta forza, perché in realtà è un attivo, era una parte di attivo di Alameda, che se Alameda viene liquidata in pratica e gli vengono prelevati tutti i fondi, FTT è la prima cosa che vendono, infatti è crollata immediatamente insieme a Solana, no? Stessa cosa, quindi insomma un po'... maggiori dove dici che l'eterno del quiet vabbè, sono scappati, non lo so, vabbè, poi lo leggiamo dopo questa cosa qui. Allora vado solo alla fine, ragazzi, così riesco a vedervi qualcosa.
Ciao, Ian Fans 2 più 12, non l'ho visto, guarda, ti dico, Ian Fans 2, non, sinceramente non ho idea che cosa stia facendo, sono token piccoli, quindi questi qui hanno vita propria, quindi non c'entrano con, diciamo, l'intero settore. Questa storia di BlockFi andrà assolutamente vista la questione di BlockFi, perché anche lì cioè, se l'hanno presa loro, anzi, ragazzi, loro in realtà garantivano la liquidità di BlockFi, c'è cioè una follia, una cosa del genere, cioè, capite bene? Cioè, dovrebbero fare esattamente la stessa cosa Binance con FTX, cioè garantire la liquidità di FTX. Non lo so, vediamo che combineranno. Aggiornamento corsi trading on. Ciao Rueb. Allora, i corsi saranno riaperti a brevissimo, tra un paio di settimane, te lo dico. Apriamo tutto anche con i nuovi moduli, eccetera. Insomma, vediamo di aggiungere anche qualche lezione, magari adatta a questi. Un disastro, diciamo, queste cose qui. Ciao Mara, azioni come investi in crollo verticale. Certo, Daniele, perché la questione legata a un intero mercato che collassa e non è... Allora, quello è proprio il pensiero degli istituzionali su questo mercato qui. È quello lì, si vede con Coinbase, con l'azione proprio con la Stocks, quindi con Coin, che ora, diciamo, allora io qui non ho però la soluzione. E anche meno 8 oggi, sì, eccolo qui, è un po' in ritardo, ti faccio vedere il grafico, scusate ragazzi che l'ho messo qui, questo è Coin di Coinbase Global, meno 8, però vedi, ovviamente non è un crash come quello di Solana che in questo momento aggiorna nuovi minimi, praticamente verso il fallimento sembra Solana, il token di Solana, poi magari si riprende, però ragazzi, mamma mia, un progetto che non meritava una cosa di quel tipo. Vabbè, andiamo avanti. Che probabilità dai alla possibilità di vedere i fondi? Allora, guardi, io sono sincero, sono molto fiducioso, però questa è soggettività. Poi lo sai cos'è? Che io oggettivamente, quando faccio queste cose, quando decido di mettere un capitale su un servizio delle cripto, so già i rischi che corro, quindi è ovvio che non mi aspettavo un rischio su un exchange, perché è una follia. Non ho mai usato, cioè, le DeFi le uso proprio random. Quando vedo che non vanno, me ne tolgo. Sono 2 anni che provo a vedere se c'è qualcosa per portare sul canale che funzioni veramente, non c'è niente. Tutto strano, eccetera. Però quello si sa, è diciamo degen. Qui non è una cosa degen, perché FTX, ragazzi, è il top. Io ci ho sviluppato tutti i miei trading system che usiamo in Academy, e le API le conosciamo come se fossero proprio le nostre, e i linguaggi erano scritti da Dio, funzionavano da Dio. Anche nell'ultimo periodo avevano aumentato la velocità di trasmissione dei dati per gli exchange. Cioè, vi dico, la piattaforma, ragazzi, è top level, non esiste una piattaforma così nel settore delle criptovalute a livello tecnologico. Quindi hanno fatto proprio macelli loro, hanno fatto macelli a livello di gestione, questo OSM o chi di dovere. Però, oppure è questo liquidity, diciamo, crunch che è dovuto solo esclusivamente al momentum. Però se è quello, i fondi ci sono, quindi non si scappa. Quindi vedi, io al momento sono fiducioso, però ti dico, non abbiamo informazioni. Cioè, come facciamo a sapere se si sono bruciati i fondi dei clienti rubandoli? Come lo facciamo a sapere? Questo è concettualmente il discorso, cioè la piattaforma è il top, tutto quello che girava sopra era il top. Il business model assolutamente positivo, perché avevano fee e revenue di fee sempre in crescita, quindi non c'era nessun motivo di una cosa del genere. Stavano sviluppando la loro stablecoin, lanciavano la carta a momenti, era il secondo exchange più grande del settore delle cripto. Lo stesso Binance pensava fosse un grande, cioè, quindi ti dico, non c'è nessun altro motivo. O hanno rubato i fondi, se ne sono scappati, oppure hanno fatto danni loro bruciandoli, oppure i fondi li vediamo. Ora, se hanno fatto danni su un 10%, 20%, allora problemi non ce n'è, perché Binance interverrà. E poi, ragazzi, ricordiamoci che già uno a uno non esiste neanche nel mondo bancario, no? Però se hanno fatto danni per cose più serie, a questo punto li devono arrestare. Cioè, questo è concettualmente il discorso. Cioè, allora lì dobbiamo andare a comprendere come, dove, cosa e perché, che cosa è successo. Questo è. Io penso che si chiariranno tante cose nei prossimi
giorni, nelle prossime settimane, quando si metterà in mano alla contabilità, credo che sia quello. Però io al momento do più fiducia a questa cosa, ma non è detto che insomma sia così, ragazzi. Quindi non vi state a guardare quello che penso io, perché io in questo momento sono anche parte dall'altra parte, quindi mi auguro che mi ridiano i fondi, a prescindere che erano a rischio, perché sono i fondi che io metto per il trading. Però se me li ridanno è meglio, no? Vabbè, comunque, scherzi a parte. Allora, siamo alla capitolazione del mercato secondo te. E penso di sì, ti faccio vedere una immagine che uno degli iscritti Academy ha condiviso oggi, ed è bella perché ti parla proprio di questa cosa interessantissima. Siamo alla capitolazione, sembra proprio di sì. Allora, Paolo... mi pare che era Paolo in Academy, ha condiviso questa immagine, te la mostro qui. Maybe the market just aren't for me. Può essere che il mercato non sia per me. E questa cosa, ragazzi, è proprio la capitulation. Poi, però, la questione è, siamo in capitulation, qui siamo tra il panic e la capitulation. Questo disperazione e paura l'abbiamo vista a maggio. Siamo vicini alla sicuramente in questa zona di capitolazione. Il problema è che non è finita, almeno non sembra ancora finita, quindi potrebbe ancora durare qualche giorno, il famoso metà novembre. Mannaggia, ragazzi. Allora, io oggi, parlando con un mio carissimo amico, dicevo l'analisi ciclica che portava questa data del 15 di novembre. Allora, sapete bene che io non parlo di magie, no? Ovviamente. Per certe volte resto così tanto anche allibito io stesso, perché non ci credo neanche io, di come siano precise queste cose a volte, cioè proprio disarmante, questo metà novembre che diciamo da un anno fa, ragazzi, da un anno fa, io l'avevo dato per abbandonato perché ho detto vabbè, invece eccolo lì, arriva a metà novembre, dall'inizio da un paio di settimane, tre settimane, mi dico attendiamo metà novembre, attendiamo metà novembre, attendiamo metà novembre, e infatti, ragazzi, cioè, è successo di tutto e di più proprio grazie a questo attendiamo metà novembre, e quello è, insomma, secondo me questa zona di capitolazione potrebbe essere quella giusta. Vabbè, allora, cosa ti aspetti da Solana domani? Io direi che è il caso di andare a fare un'analisi sui grafici veloce, così poi chiudiamo fra un quarto d'ora, ragazzi, e poi lasciamo alle ultime date. Partiamo proprio da lei, da Solana, la coin che non aveva assolutamente colpe in questa cosa, e almeno così sembra, poi domani esce che è stato tutta colpa di Solana, non lo so, ragazzi, ormai qualsiasi cosa. Andiamo a vederla qui sul grafico e andiamo avanti. Ok, allora intanto questa, diciamo, è la questione legata a Solana. Eccola qui, sta diciamo continuando la sua fase di down. Allora vi faccio vedere un po', intanto tolgo i volumi, ragazzi, perché tanto sono abbastanza inutili, sono giganteschi proprio in queste parti. Questa era una mia struttura di analisi ciclica, vi tolgo gli inversi così non ci litighiamo, che se no è già un casino così, e l'analizziamo insieme. Allora, io avevo questa struttura che, come vedete, ho detto vabbè, è un ciclo annuale estremamente corto per le cripto, anche per Bitcoin mi sembrava corto, però dopo veramente tantissimi giorni che il mercato stava su, ho detto vabbè, teoricamente, insomma, dopo un trimestrale che stava su, dovremmo essere su un nuovo annuale. Almeno le teorie proprio di base indicano questo sulla ciclica, ragazzi. Il problema è che non è sempre così facile, diciamo, andare a strutturare queste cose. Quindi, in pratica, cosa è successo qui su Solana? O stiamo andando verso una chiusura di un annuale adesso, quindi il classico annuale delle cripto intorno a 400 qualcosa, oppure questa criptovaluta ha un annuale ribassista e quindi non ne usciamo, perché dovrebbe scendere fino a marzo. Cioè, può essere che magari non fallisce, ragazzi, perché vi ricordo che nel 2020 Solana stava a un dollaro,
quindi non è che cioè, può stare in piedi il progetto tecnologico probabilmente anche così, però se ha questa struttura ciclica a tre tempi, come questo lo vedremo tra un paio di settimane, se ha questa struttura ciclica a tre tempi è ribassista, quindi questa struttura in pratica non se ne esce più. E allora le cose si mettono male, insomma, però io su queste cose, ragazzi, li guardo più su Ethereum e BTC, e Solana ha un evento esogeno in questo momento, quindi ok la ciclica, ok l'analisi tecnica, però Solana è molto, in questo caso, influenzata da un evento esogeno. Il primo livello di supporto, che questi invece sono funzionanti, è questo qui, e sono 11.40, quindi in questo momento la cripto sta all'interno di questa fascia, ha breccato i minimi dei cicli del ciclo annuale di luglio, e in breccando il minimo del ciclo ha sancito un'inversione di trend che però era già avvenuta su altre cripto, quindi non è che Solana è l'unica. Una cosa del genere si potrebbe appoggiare qui e potrebbe stare un po' lì, ma vi ripeto, è un evento esogeno. Se domani qui liberano i cavalli, come si dice, e incominciano a vendere tutti impanicati da questa cosa, secondo me crolla ancora di più. E quando si ferma, dove si ferma, io vi indico quelli che sono i livelli di supporto tecnico, fermo restando che li dovete considerare come burro con patatine, perché semplicemente qualora ci fosse un evento esogeno come una eccesso di vendita a causa dei validatori che stanno uscendo e dei Solana che si sbloccano anche dalla MIDA, e dalla MIDA è costretta a vendere Solana per ripagare debiti e danni che ha fatto, a quel punto Solana è il terzo incomodo, cioè è il progetto che subisce gravemente i danni di tutto l'ambaradam, perché ragazzi FTT anche lì, no, FTT è il token di, cioè, quindi vi piace ve lo comprate, se vi piace insomma l'azienda, la MIDA, cioè quello si vedeva, cioè che FTT ce l'aveva la MIDA, no? Ma Solana è il terzo incomodo, che c'entra? Però Solana, essendo l'unica liquida, subisce in pratica le pressioni di vendita, perché capito, è il prestatore di seconda istanza, è il garante in pratica, no? E quindi è stata affogata ingiustamente, perché non c'entrava assolutamente nulla. Allora, fermo restando che la questione del progetto di Solana credo che si possa ancora mantenere in piedi, poi bisognerebbe studiare il progetto in maniera approfondita, cosa che al momento non ho fatto, quindi non mi metto lì a dirvi cose che non conosco, perché bisognerebbe studiare che succede se crasha molto il valore del token, che succede se i validatori scappano tutti, quanti ce ne sono e bla bla bla, già insomma non è che tanto a livello di stabilità era stabile, quindi bisogna vedere queste cose, però da lì insomma, se il progetto continua a stare in piedi, finita questa fase di sell off da parte dei validatori che hanno paura di Alameda che deve liquidare, poi si ritorna a uno status quo, quindi Solana potrebbe riprendersi un po' più in là. Però ragazzi, vi ripeto, parliamo del nulla, in questo caso trend is your friend, lo ripeto, se volete la mia maglia la riverendo, la rimetto, adesso faccio le maglie per il regalo, trend is your friend nelle criptovalute, Bitcoin, Ethereum, parliamo di altro, nelle criptovalute trend is your friend, anzi anche su Ethereum trend is your friend, ok, se volessimo dire le cose come stanno. E sarà tra se tutti i progetti, vedremo ragazzi, è un effetto domino, però diciamo vedremo che cosa succederà. È l'agnello sacrificale, sì, per non sua colpa, l'avevo detto nell'altro video, ed è così ragazzi, trend is your friend anche su Nasdaq, assolutamente sì, trend is your friend anche su Nasdaq, trend is your friend anche su Facebook, su Meta, meno 80-75%, ragazzi, ok? Soggetti che hanno in mano mezzo pianeta, quella è un'azienda che ha in mano mezzo pianeta, non le criptovalute, meno 75%, trend is your friend, va bene? Sempre e comunque, poi voi mi dite, sì ma tanto poi recupera, ok,
nel 2074, quando avete 199 anni, andate a prendervi gli utili dell'investimento recuperato del no. Magari le cripto recuperano, ma un investimento come Facebook faticherà, no, a ritornare ai massimi, ci vorrà magari un pochino, no? Questo è in teoria c'è un progetto smartphone, sì lo so, dello smartphone, l'apertura di vari su Nana Space in grosse città, a Milano può fallire. Allora, secondo me il progetto no, capito? Questo è il discorso, subisce il token. Però ragazzi, il problema è sempre lo stesso: se qui stiamo parlando del progetto, allora il problema è il progetto. Però il progetto non è il finance, no? Se poi voi lo trasferite in numeri, cioè il progetto è figo, Solana sale, no, scende, perché adesso c'è un problema di eccesso di offerta, nessuno la vuole, tutti hanno paura e c'è proprio un danno che deve essere riassorbito. Vedete come le due anime sono da mettere insieme. Oggi l'ho detto anche in un tweet: non si può essere ciechi contro evidenze del mercato di questo tipo. Quanto ne volete, ragazzi? Altri 20.000 di queste? Cioè, a parte che è una cosa scientifica, lo sanno anche le pietre, chi ha studiato queste cose le conosce, non devi mai slacciare un'analisi fondamentale da un'analisi di timing. E in questo caso trend e timing sui prezzi e analisi fondamentale sul progetto. Poi nelle cripto ancora di più, perché questa benedetta analisi fondamentale non è che si basa sugli utili, si basa su innovazione, quindi è molto aleatoria, molto aleatoria, perché puoi fare il progetto più bello della storia, ma non vuol dire che il mercato lo apprezzerà. Non è così, non è mai stato così nella storia. E ragazzi, bisogna vedere se il mercato apprezzerà, quindi... Nelle cripto voi ragionate sempre unendo le due cose. Se siete degli informatici, per esempio, e avete la capacità di leggere gli smart contract, studiare il progetto molto meglio magari di me che non sono un informatico, unite le due cose, ragazzi, no? Unite, non fate il tifo per un'analisi, non c'è bisogno, bisogna giocare d'astuzia. Unite le due cose, paratevi due regolette di trend e siete a cavallo, siete dei mostri, no? Diventate dei mostri. Va bene, allora, aspetterò, cosa faccio io su Solana? Come vi ho detto, io vi ripeto qui quello che è la il mia intenzione nel trading di breve, e ve la ripeto, io aspetto metà novembre, come vi ho detto, dopodiché, secondo me, le possibilità di un'eventuale fase di ripresa per il rally natalizio ci sono. Il problema, anche ieri, mi rendo conto che poi, vedete quante cose uno deve dirvi, ragazzi, e sembra che uno poi non vi dice le cose, invece non è così. Ma il rally natalizio, il problema è che noi abbiamo parlato, è possibile, secondo me è ancora possibile il rally natalizio. Il problema è da dove partiamo, quello concettualmente, e infatti il crash di questi giorni evidenzia questa cosa. Comunque, io al di là di Solana volevo parlarvi di un'altra cosa. Allora, Gianluca, non so se hai scritto qua, ma la prossima parte di questi mimi come impattano ciclicamente su BTC, possiamo considerare un indizio annuale? Secondo me sì. Io lo valuterò, questo progetto, questa questione dell'annuale, però sto aspettando al varco la conferma. E la conferma, ragazzi, se possiamo considerare un annuale, perché nei tempi ci siamo, l'avevamo detto un anno fa, sono i tempi che sempre ha fatto Bitcoin. Un po' quel rialzo di giugno ha tanti punti che andrebbero discussi, perché se applichiamo le regole teoriche della ciclica pura, a giugno non è possibile che così tanto tempo siamo rimasti su. Però Bitcoin non è stato così forte come altre cripto, ma Ethereum, questo è il grande dubbio mio sulla ciclica, ragazzi, quindi sono molto sull'attenti, non ve lo nascondo in questo momento, perché sto cercando di capire che fine farà Ethereum. È il motivo per il quale anche ieri ho scritto occhi puntati su Ethereum il più possibile, proprio nei prossimi 10 giorni, l'ho scritto ieri in Twitter. Perché, ragazzi? Perché se Ethereum, se siamo, cioè andiamo, diciamo, a chiudere un annuale e poi però ce lo devono confermare, perché io non mi fiderò nemmeno se vediamo queste cose, cioè attenderò comunque una conferma. Cioè, se chiudiamo un annuale, non è che lo chiede Bitcoin ed Ethereum, no, ragazzi, Ethereum deve scendere qui giù. Se non succede questo, non possiamo ragionare sulla chiusura dell'annuale, secondo me. Dobbiamo ragionare a quel punto su un annuale già ribassista. Che un po' ce l'aspettavamo, era il grande problema di dubbio di quest'anno, poi ne parleremo,
però io personalmente adesso siamo al 9 di novembre, a come si evolvono le cose ritmicamente, nulla vieta Ethereum di andare a fare un nuovo minimo, ragazzi, o un doppio minimo, ed è il vero problema che insomma mi sto attendendo, perché un po' la sto attenzionando. E vi faccio capire anche un'altra cosa: con grandissima probabilità dal minimo del 13 di ottobre è iniziato un mensile. Ora, questo mensile deve chiudere intorno al 15 novembre, per questo vi dicevo aspettiamo il 15 novembre, eccetera. O un poco più là, se lo fa più lungo, no? Questo era molto lungo, per esempio erano due insieme, quindi anche intorno al 18, cioè, insomma dal 15 novembre in poi. Però, ragazzi, questo è già ribassista, quindi non può chiudere se non al ribasso, quindi se riparte un nuovo trend è un nuovo mensile, altrimenti qui, a parte il rimbalzino del gatto morto che dovrebbe avvenire a momenti, perché dovrebbe iniziare un nuovo ciclo settimanale che porta appunto al 15, cioè i sei giorni rimanenti, ragazzi, questo possiamo tranquillamente andare qui sotto, perché a questa velocità si può, ragazzi, se domani succede una tempesta perfetta o per caso esce fuori CZ e dice io FTX non lo voglio più, siete falliti perché hanno imbrogliato, si sono bruciati tutti i vostri soldi, allora succede un disastro. Allora a quel punto abbiamo fatto, guardate qui, abbiamo fatto meno 26% con Ethereum in due giorni, abbiamo sei giorni fino al 15 e da qui a qui c'è il 24-25%. In due giorni abbiamo fatto il 26, non ci vuole niente in una settimana a fare il 25%. Lo so che è brutta una cosa del genere. Se succede, allora possiamo valutare la chiusura del ciclo annuale anche di Bitcoin e di Ethereum. Bitcoin l'ha già fatto il minimo, la possiamo valutare così, ragazzi, cioè da 4,80, molto lungo, molto anomala questa questione qui, e ci lascerà il dubbio forte, ragazzi. È ovvio che io tenterò i long poi in un eventuale ciclo mensile che parte, però si vedrà da subito di che pasta è fatto, perché se poi una cosa di quel tipo non dovesse, cioè se il minimo venisse ritoccato, sicuramente un annuale poi che deve essere confermato. Però è inutile che andiamo a ragionare su questa cosa qui, perché in pratica è inutile ragionarlo, in quanto non abbiamo i dati, quindi aspettiamo un paio di giorni. Non vi azzardate a fare dei tip. Mannaggia, ragazzi. Allora, se domani, io Massimiliano te lo dico, io domani il dato me lo aspetto positivo sull'inflazione, magari verrò smentito, perché è una mia sensazione rispetto a quello che ho visto fare i mercati hold, stanno in piedi, sono più tranquilli, ma di solito quando avviene una cosa del genere è perché si aspettano un dato positivo. Il problema qual è? Che magari domani ti esce il dato positivo, i mercati cripto rimbalzano e iniziano l'ultimo settimanale di questo ciclo mensile, poi finisce la benzina dopo un giorno e torniamo punti a capo. Non è una cosa che ci lasciamo alla spalle con una V, ragazzi, questa qui, vediamo anche Bitcoin. Poi spero di essere smentito, come sempre, ragazzi. Quando guardiamo i grafici, ricordatevi che quando guardiamo i grafici io parlo di dati oggettivi, quando poi vi dico la mia opinione è soggettiva quella, no? Quindi dividete le due cose. I grafici sono dati e quindi quelli sono innegabili. Poi quando andiamo a vedere altre cose, quindi trend di Ethereum da attenzionare, ragazzi, fortemente, proprio per questa questione. Andiamo a vedere Bitcoin, che è debolissimo, e anche lui, ecco, su Bitcoin questa struttura sembra proprio l'ultimo ciclo di un annuale, e ha più senso su Bitcoin, è proprio Ethereum che non lo conferma molto, e comunque siamo arrivati veramente molto in là, ragazzi, anche con Bitcoin, perché se vi faccio vedere, diciamo, una struttura, se la facciamo partire da qui, a oggi siamo a 476. Ci può stare, anche i vecchi cicli erano così, però questo è un ciclo ribassista, no? Quindi un po' dovrebbe essere più corto. Bah, vediamo l'ultimo, per esempio, vi faccio vedere l'ultimo, che è... dove siamo qui? Mi sono perso, 2019, eccolo qui.
non lo trovavo più. L'ultimo ciclo di questo tipo, che vediamo da questa struttura, lo facciamo al contrario perché qui c'aveva anche una struttura così, doveva, diciamo, essere iniziato in questa zona qui, più o meno, o in questa, alcuni magari portavano qui, era troppo lungo, diciamo che in questa era il classico ciclo, vedete, la struttura dell'ultimo bear market che poi però ha avuto un annuale particolare, molto lungo anche questo, vedete, finito con questa struttura. Allora, questa annuale però su Bitcoin è rialzista, ragazzi, questa è l'annuale rialzista, è in barra, diciamo neutrale, si definisce così, anche questo è neutrale, però in realtà non è che ha fatto nuovi minimi, adesso non è così, ragazzi. Il settore delle cripto è stato molto toccato da questa fase, quindi qui siamo nella nuova struttura e insomma bisognerà vedere. Vedete che comunque siamo sempre nell'ordine di cicli lunghi, però questo ciclo lungo ci sta perché è una bull run, un ciclo così ci può stare, siamo nei tempi, però poi io voglio la conferma, una cosa del genere, perché arriveremmo intorno alla 15 di novembre, arriviamo a 482, se lo fa anche Ethereum e crollano tutti domani, dopodomani, in pratica questo vi sto dicendo, ragazzi, e ok, andiamo nell'annuale, ci può stare un annuale a tre tempi, disegnato anche molto bene, sarebbe dal mercato. Sicuramente io valuterò dopo metà di novembre, come vi sto dicendo, l'ingresso long, poi dove, ragazzi, su FTX non lo posso fare più, perché io non faccio l'ingresso long. Ci stavo pensando di farlo su altri exchange, ragazzi, su Binance, che dove lo faccio? Mannaggia, ma vi rendete conto che siamo arrivati? Vabbè, comunque lo faccio in DeFi magari, e mi prendo VBTC, però non è, è la stessa cosa di BTC. Vabbè, detto questo, allora io vi dicevo questa cosa dei grafici e vi ho fatto vedere un po' la questione. Vediamo un po' quelli che sono i livelli di supporto, che invece mi è stato chiesto anche in Academy, ho detto poi lo faccio in live e li identifico. Primo livello di supporto, ve li ribadisco, di Bitcoin era 16.008 di tantissimi tempo fa, l'abbiamo visto tempo fa. Poi abbiamo questa zona qui, che è la zona intorno ai 13.000. Una cosa del genere sarebbe un disastro. Allora, se dovesse veramente chiudere un annuale qui, secondo me oscillerà fra i 16 e i 13.5. Questa zona qui probabilmente si va a mangiare. Poi si vedrà, però, insomma, ragazzi, anche lì Bitcoin veramente debolissimo, cioè non ripara da nulla, è una tecnologia che doveva essere un po' più matura, forse, in un contesto di questo tipo. Caro, mi dice, tu li usi le onde di Ayrton? No, guarda, al momento no, ma non ho, cioè ti ripeto, non ciclica, basta e avanza anche in questo fatto, e poi, ma insomma, ci può stare. Allora, mi dicono ETH che fa il pump da solo su FTX, non lo so, forse lo pompano loro per rivenderlo, non lo so, adesso andiamo a vedere, ragazzi, questa roba non lo so. Hai visto la differenza di prezzo dei perpetual tra FTX e Binance? No, vado a ricontrollare in diretta con voi, lo faccio al cellulare, così vediamo un po' questa discrepanza, ragazzi. Se c'è una discrepanza non è un bene, però a me risulta in questo momento che ci sia un Ethereum a 1190 Ethereum, mentre voi dite che su Binance è di meno, è di più, di meno, vediamo un po', che sono in diretta con voi. Ah sì, ci sono $40, il 4%, e bisogna vedere questa cosa del perché. Adesso lo analizzo, sarà una questione legata al funding probabilmente, bisogna analizzare un po' di cosette. Sono tutti a 1150 tranne in pratica FTX. Ok, andiamolo poi a vedere, sì. Sicuramente
ha dappato 300k di Ethereum, stesso discorso di Solana, diciamo che è stato il quarto incomodo. Eh sì, esatto, ma ragazzi, il problema l'avevo scritto pure ieri, proprio prima del dump, perché è qua è un effetto a catena, no? Ok, Ethereum su FTX meno 5,50 in 10 minuti, non lo so ragazzi, non ho, sono qui con voi. Ma se c'è una discrepanza, sicuramente insomma, vediamo un po'. Beh, sì, c'è stato un pampone. Qualcosa succede, sì. Adesso dovrebbe riequilibrarsi allo stesso livello, ma qualcosa è successo. Allora, lì c'è un problema, ragazzi. Adesso ve lo dico: che alcuni dati sugli exchange, perché in questo momento, essendo quell'exchange bloccato nei prelievi. Intanto nessuno deposita, può essere che ci sia una carenza proprio di cripto lato offerta e quindi magari questo c'è stato un acquisto che ha fatto pampare il prezzo di più, può essere magari alla mid, non lo so ragazzi, una cosa del genere. E ovviamente in questo momento le oscillazioni di FTX non vanno considerate più di tanto, perché comunque è un exchange bloccato, non ci sono i prelievi, ci possono creare arbitraggi. Voi dovete capire che i prezzi vengono mantenuti uguali tra gli exchange attraverso i market maker, che creano anche questa attività di arbitraggio, eliminando un po' le discrepanze. Ma non essendoci i prelievi disponibili, probabilmente con una bank run che è avvenuta, non c'è liquidità sull'exchange, delle discrepanze si potrebbero manifestare. Va bene, speriamo l'annuale lungo. Allora, io sinceramente ti dico di sì, come vi dico da un po'. Lo so che è brutto, ragazzi, lo so che è brutto. Però è meglio l'annuale che chiude ora, perché se non è così, abbiamo un annuale ribassista che chiude l'anno prossimo, sarebbe un disastro. E quindi, però, questo ci porta all'idea che Ethereum deve scendere ancora, perché non può fare quella cosetta lì. Ed è il problema che dovremmo accettare questa cosa. Vediamo un po' nei prossimi mesi, un po' quello che succede. Vabbè, ragazzi, allora fatemi sapere se ci sono domande. Altrimenti abbiamo fatto un'ora. Ciao Mauro, scusa, sono arrivato ora. Non so se vi hanno già domandato. Secondo voi c'è il rischio che subisce una bank run anche Binance? Grazie. Sì, certo, c'è il rischio tutti, ma chi gliela fa sta bank run? Cioè. Allora, il problema è che se tu giochi un pochino, allora secondo me l'hanno sottovalutata questa cosa, perché sì, secondo me ha avuto una reazione emotiva un po' personale, almeno così aveva scritto nel tweet. Dice: voi ci fate lobby dietro le spalle sulle regolamentazioni, io vi vendo il token. Questo era quello che aveva detto. Poi dice: vi giustifico sul fatto che Alameda non c'è i fondi, bla bla bla. Poi è uscito un pandemonio fuori. Si sono accorti anche loro, forse, dei disastri che avevano creato, perché non è che Binance è esente da una cosa del genere, ragazzi. Non è che può essere esente da un crollo degli interi mercati. E credo che non faccia piacere nemmeno a chi come CZ ha in pratica preso le redini di un mercato cercandolo di portarlo il più alto possibile, diciamo, di fare le cose migliori possibili. Però insomma, capito, ti dico, secondo me hanno sottovalutato la questione. Intanto stavo leggendo, scusate, altre cose. E niente, quindi detto questo, insomma, io ti dico che una struttura del genere, bank run su Binance, è la fine del mondo delle cripto come noi lo conosciamo. Ok, molti diranno: ce ne andiamo in DEX e facciamo solo Bitcoin, facciamo l'in su Bitcoin. Non è così, perché Bitcoin sfracellerebbe e tornerebbe veramente a prezzi, sfracellerebbe, e soprattutto la mass adoption praticamente sarebbe bloccata per i prossimi 27 anni. Non è un bene. Non facciamo confusione, i disastri non sono mai un bene per le tecnologie, ragazzi. Va bene? Ricordiamoci che Bitcoin è un test. Non è una religione, non è, hai capito, una cosa del genere. Ah, è una tecnologia che può avere tante soluzioni per problemi di natura economica e sociale, e può essere utilizzata per quelli, ma può essere utilizzata, non no, è detto che a forza lo sarà. Questo è un discorso che dobbiamo sempre ricordare. Quindi noi dobbiamo proteggerlo, perché se ci crediamo bisogna proteggerlo, e per proteggere anche
quella cosa, anche gli idee, gli ideali di Bitcoin. Bisogna che il mercato cripto che ruoti intorno sia una cosa bella, non un fallimento, un disastro e tutto il resto. Io la vedo così, però è il mio pensiero, so che molti massimalisti non ragionano in questo modo, però quelli poi sono discorsi personali, no, raga, io c'ho i suoi. Vabbè, DAP in diretta, sì, un dampino in diretta, vabbè. Accordi nei vari stati, incontri per i politici, chissà, magari distrugge i concorrenti e si prende la fetta del mercato. Eh sì, ma non glielo fanno fare e non avrebbe senso, perché che ci fai poi da solo, va bene? Sei troppo buono, Mauro, per me era tutto studiato a tavolino, secondo me non ha fatto una grande figura. E questo sono d'accordo con te. Penso che alla fine di questa storia non ne esce bene nessuno. Ed è il motivo vero quando io vi dico che quello che è uscito fuori questa mattina è stato grande delusione per tutti. Un po' di rabbia, sono molto arrabbiato, ma non tanto per i miei fondi su FTX, ve lo dico, mi dispiace. Però io sono un trader, lo so che corro questi rischi, ragazzi, e quindi li rischio, se lo so, sono lì. Vabbè, mi dispiace. Potevo prelevarli tranquillamente insieme agli altri, sono state mie scelte quelle lì, no? Perché non credevo fosse così. Però da un certo punto di vista la rabbia è legata al fatto che veramente dimostriamo cose che non va bene. Poi magari chiudiamo l'annuale, ci riprendiamo a pompare a go-go e quindi tutti fuoco e fiamme. Però noi dovremmo non dimenticare le lezioni. Io ho paura che queste cose invece non avverranno. Non mi piace che si ripetano cose già viste anni e anni or so. I miei 300 euro sono spacciati. Ciao San. E io ho gli stessi importi tuoi, vabbè, allaggio a te. 300 euro, vabbè, ognuno giustamente. Va bene. Ok, detto questo, ragazzi, non avete domande, noi ci vediamo in un eventuale prossimo video cercando di capire che succede domani. Occhi aperti quando i Solana verranno liberati, e poi si vede. Hai notato che sul grafico BTCNQ è stata forte una delle spinte alla resistenza? Andiamola a vedere, mi interessa questo grafico, tu sai benissimo come si ragiona in termini tecnici, quindi complimenti, anche perché in effetti è proprio questo il modo anche di avere punti di vista diverse. Ogni volta, ragazzi, quando scrivete cose interessanti, ricordatevi che rendete tutta la community degli cripto investitori estremamente più valida, ed è una cosa molto bella, quindi non vi dimenticate. Solo che non lo trovo più questo benedetto spread, dove sei finito? L'ho perso lo spread, non lo so, non lo trovo più. È scappato anche lui, ragazzi, col malloppo, è scappato lo spread. Vabbè. Allora, questo è NQ diviso BTC, ma io volevo vedere BTC diviso NQ. Tra l'altro un grafico che eseguiamo da un po', e questo invece è Bitcoin standard, lo trovo più. Mi sei sparito, sei finito, Bitcoin. Eccolo qua, l'ho trovato. Allora, quello che vi avevo fatto vedere è un grafico molto interessante. Allora, ha fatto questa... che tu dici è stata questa resistenza a inchiodare questo spread, che però ha una struttura veramente difficile. Allora, io me l'aspettavo un po' in questa zona con la fine dei giochi, una cosa del genere è da attenzionare, perché anche qui, cioè, questo può essere una lingua di Bayer, una correzione, però vedi il grafico portava un annuale in chiusura, anche qui, vedi, non l'ho neanche toccato. Questo è lo stesso grafico che vi ho fatto vedere mesi or sono, 14 novembre, ed è praticamente, ragazzi, sembra dipinto. Non l'ho toccato, insomma, non riuscivo neanche a trovarlo. Vedete come a volte io stesso mi meraviglio di queste cose, non ci credo neanche io, perché sono un po' scientifico, la mente scientifica, quindi mi piace ragionare poi sui dati oggettivi, e quindi sono molto analista quantitativo, però certe volte resto un po' scioccato, no, di come queste cose siano così. Allora, anche questo grafico dovrebbe essere una cosa del genere. Se qui chiude l'annuale BTC Nasdaq, ce ne accorgeremo, ne parleremo poi sul sito, sul YouTube, e vedremo un po' il da farsi. Va bene,
Ciao a tutti, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, vediamo sì, se ci dà news, intanto io controllo se magari è pubblicato qualcosa perché solo loro ci devono dare news se la questione di liquidità su FTX viene confermata e tutto il resto verrà confermato. Al momento grande volatilità e non no, è una gran cosa. Va bene? Ok, allora Gianluca Malaci, che tu nasi come può abbracciare 20 esogeni. E vedi che alla fine li abbraccia, cioè incredibilmente, cioè resto anche io, come dici tu Gianluca, io sono molto scientifico anche quando applico la mia analisi preferita che è la ciclica, però poi mi viene da ridere perché effettivamente guarda che succede, è da ridere. Va bene, ciao ragazzi, allora incrociamo le dita, speriamo che intanto riattivino FTX con i prelievi e questo è già una gran cosa e soprattutto smettiamola di fare questa roba nelle cripto partendo proprio da noi stessi, cerchiamo di non farci la guerra tra di noi, di non no, di contribuire ognuno di noi a rendere questo mondo più consapevole. Trend is your friend, io ve lo dico da 4 anni, quasi 5, il prossimo. Speriamo che qualcuno di voi se lo ricordi quando preme quel bottone, no? In vari controtrend. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima!